Siamo al campionato italiano assoluto di calcio balilla, qui in campo centrale la finalissima del doppio pro, Omini Rossi per la coppia pescarese Rossoni Placido, Omini Blu per una coppia inedita che ha fatto veramente vedere grande spettacolo in questi campionati, Marrazzo e Parello direttamente dalla Sicilia. 1-0 per questa coppia inedita in quanto vincitrice del tabellone vincenti. Primo set si giocherà su 2-7-8, primo set regolamento tradizionale. Rossoni Placido coppia iperforte, siamo tutti abituati a vederli in queste circostanze, soprattutto giocare partite così importanti. Pietro Parrello, nuova fiamma del panorama nazionale del calcio balilla italiano. Intanto vediamo una prima fase di gioco dove tutti e quattro gli atleti studiano un po' i piazzamenti degli altri, le zone del campo libere. Vediamo Marrazzo che tenta spesso il passaggio diretto all'attacco del suo compagno, cerca ovviamente di valorizzare un 3 iperallenato, iperesplosivo come quello di Pietro Parrello, che lo vediamo ora. Bellissimo il gol di Parrello, una frusta da sotto super precisa. E ancora Parrello, gol fotocopia con frusta da sotto sul secondo palo, 3-0 il parziale di questo primo set. E poi Rossoni palla al 5, se la passa al 3. Un po' fortunato trova il rimpallo della difesa di Marrazzo in porta, Rossoni prova una finta a strappare. 3-1 in questa primo set di finale del campionato italiano assoluto LCB Fijest Castel Raimondo 2023. E poi ancora Parello, grande il gesto atletico, chiamato il fallo, come non detto, chiamata la sbattuta della frusta da sotto a sopra dal terzo. L'arbitro convalida la sbattuta sopra, quindi nulla di fatto, si riparte sul punteggio di 3-1. Fair play in campo, intanto palla che girava, gli è stato permesso di fermarla a due sponde e poi frusta da sopra. Per un 3-2 molto importante,
circa il dritto nella marcatura di Placido. Parello questa volta non trova il gol. Bellissimo intanto il passaggio di Parello. Ancora prova la frusta da sotto, questa volta Placido non si fa sorprendere. Bellissimo poi il passaggio diretto tra i due, chiama il time out anche un po' per salvare la palla che probabilmente stava scivolando indietro. Come da regolamento, se dovesse perdere la pallina ritornerà in possesso con la palla al 3, in quanto dopo il time out la palla non è in gioco fino a quando non tocca sia la sponda sotto che la sponda sopra, quindi in tutti i modi, se non riuscirà a salvare la palla, ripartirà con la palla al 3. Infatti così è, sta succedendo. Riparte tranquillamente Rossoni dal 3 con il dirigente, il direttore sportivo che convalida. Frusta centrale, nulla di fatto questa volta per Rossoni, punteggio congelato sul 3-2 per la coppia Marrazzo-Parello. Bella la finta intanto di Marrazzo, che però trova la marcatura. Ancora Rossoni prova, la frusta centrale, non trova il tiro, non trova la coordinazione. Leggermente sottotono Simone Rossoni, sicuramente siamo abituati a vederlo sempre a livelli estremi. Bisogna anche poi ammettere la bravura degli avversari, non soltanto a livello di prestazione del singolo giocatore, quindi livello estremo. Intanto riparte Parello con la palla al 3 dopo un fallo e poi frusta dal terzo, straordinaria. Un grande gol da parte dell'atleta siciliano. Tanto 4-2, punteggio aggiornato in questo primo set, tutto al tradizionale. Cambio battuta poi. Poi Marrazzo tenta il passaggio diretto al 3 alto al suo compagno, trova una deviazione che finisce in rete, quindi la partita 8, punteggio somma di 7, sì, cambia campo. Questo viene permesso dal regolamento ufficiale. I Rossoni e Placido si giocano questo cambio campo importante. Intanto un leggero attimo di tensione in campo. Non è sicuramente facile in questi momenti mantenere l'adatta lucidità mentale che serve per affrontare un match del genere, che ricordiamo vale il titolo di campioni italiani in categoria doppio pro. Intanto 5-3. L'arbitro convalida il passaggio, riparte Parello.
cerca lo scivolino, comunque il buco in mezzo alla marcatura. Marrazzo tenta la strappata, nulla di fatto, ancora Pietro Parello. Frusta centrale per Simone Rossoni, Marrazzo ci mette l'omino. Intanto buono il recupero da parte della coppia di Pescara che accorcia la distanza, si porta sul 4-5. Simone Rossoni tante palline al 3, non riesce però a mantenere una media goal soddisfacente in conclusione. E poi Cinese, ancora Marrazzo ci mette una buona marcatura. Bellissimo, intanto diretto, passaggio 2-3. E poi chiamato il timeout. Bellissima l'azione qui al campo centrale di Castel Raimondo. Abbiamo visto un bellissimo gesto atletico da parte della coppia, poi Cinese parata, ma probabilmente l'effetto la fa finire comunque in porta. Una magra consolazione per Mirko Placido che riesce a parare il tiro, ma non è sufficiente. 6-4 il parziale. Ricordiamo partita secca 8, 7 pari, si giocherà con la regola del Golden Goal. Intanto Rossoni recupera un gol importantissimo, 6-5. Poi Parrello ancora con un insieme di finte, decide di chiudere l'esecuzione in frusta da sotto, non trova la porta questa volta. E ancora Parello, una media goal veramente impressionante per questo atleta che sta portando a termine una vera impresa contro due del calibro di Placido Rossoni al tradizionale. Veramente una grandissima prestazione da parte di Pietro Parello che sta facendo veramente vedere a tutta Italia la stoffa del campione. Se andassimo a ripercorrere un po' questa partita, potremmo quasi calcolare la media di 10 tiri, 9 gol, 90% di esecuzione con gol da parte di Parello. Si possono contare veramente su una mano le esecuzioni fallite.
stavolta sbaglia Parello il gol decisivo che valeva il set. Tanto piccoli attimi di strategia qui da parte della coppia di Pescara che cerca in tutti i modi di trovare una soluzione per ribaltare questo set. Intanto Placido finta una sponda, cerca di passare in diagonale, nulla di fatto ancora. 7-5, risultato fermo qui in campo centrale. Ricordiamo a tutti voi che state guardando di supportare il canale con un like se vi è piaciuta questa partita, magari una condivisione per aiutarci a spargere il calcio balilla in tutta Italia. Bellissimo intanto il gol in mezzo alla marcatura di Simone Rossoni, un gol da campione. E poi Parello, bellissimo il passaggio. 5-3. Chiamato ancora il time out, ma l'arbitro convalida il fallo in quanto l'atleta aveva già chiamato due time out durante la partita. Ricordiamo che da regolamento in un set possono essere chiamati al massimo due time out, quindi terza chiamata in un momento super delicato dell'incontro da parte di Parello, che si mangia un po' così l'occasione di chiudere questo set. Poi il passaggio di Simone, bellissimo. Rossoni 2-5-3. Sette pari. Bellissimi attimi qui al campo centrale di Castel Raimondo. Partita che si chiuderà al Golden Goal, a questo primo set di doppio pro tradizionale, la massima espressione del calcio balilla italiano del 2023, la stiamo vedendo in questo momento davanti ai nostri occhi. Quattro giocatori sicuramente tra i più esperti in Italia. E poi Marrazzo tenta la sponda sotto e trova il gol con un po' anche di fortuna che ci vuole comunque. Primo set aggiudicato dalla coppia Marrazzo e Parello. Si riparte con la seconda partita di questo incontro. Un set a favore di Marrazzo-Parello. Un gol, stesso discorso di prima, la coppia parte con un gol avanti in tutti i set, in quanto vincitrice del girone vincenti. E intanto Parello subito allunga con un gol diretto in mediana, 2-0 questo secondo set. Ancora in mediana Parello.
Che partita che sta conducendo veramente. Anche Marrazza, bellissima la parata adesso. Ancora Parello, cosa sta succedendo qua al campo centrale di Castel Raimondo? Questo secondo set 4-0. Regolamento Rollerball. Chiamato il fallo che convalida poi il direttore di gara. E poi provano il recupero. Provano il recupero Rossoni. E poi Marrazzo. Un set veramente una brutta piega per la coppia pescarese che deve provare l'impresa. 6-1. Due gol separano Marrazzo Parello dalla vittoria dell'incontro. E ancora Marrazza. 7-1, 7-1 in questo secondo set. Ricordiamo a 8 si interrompe l'incontro. Un gol separa la coppia dalla vittoria del titolo campioni italiani a coppie, categoria pro. E intanto 7-2, chiamato il timeout da Pietro Parello. Un po' di tensione in campo. Ancora ci provano fino alla fine. Placido Rossoni. Sono riusciti a recuperare due gol. E ancora un altro 7-4 da 7-1. Sicuramente una buonissima reazione da parte della coppia pescarese che in questo momento si trova a metà strada. E poi Parello chiude l'incontro. Grandi complimenti per questa coppia inedita che ha dato spettacolo qui al Palais di Castel Raimondo.